Firenze, 1997. City Lights Italia è libreria, casa editrice, bookseller e publisher, esattamente uguale alla californiana City Lights, fondata da Ferlinghetti e Nancy Peters 50 anni prima. Nell'unica altra City Lights al mondo non c'entra il beat, o almeno c'entra solo per il suo fondamento, quell'urgenza profonda che dal verde talamo spinge il fiore. La possibilità e consapevolezza sempre immanente al cambiamento. Battere il tempo, battere il tempo, battere il tempo. Beat significa battuto e beato, ed è su questa definizione che si innesta una lunghissima tradizione precedente e successiva al beat, che parte forse sin da Caravaggio per arrivare a Rimbaud, Campana, Kerouac, Il Che, Artaud, Thomas, Poe, Hendrix, Topor, Corso. Un onesto e definitivo tentativo di cambiare il mondo e la vita. E cosa sarebbe la nostra storia senza di loro? Ci siamo sforzati di capire, di mettere ordine, per capire come siamo adesso. Perché la scrittura è tutta una porcheria, diceva Artaud. Infatti, non abbiamo cercato la scrittura fino a se stessa. Siamo andati a cercare chi la poesia e l'arte se l'hanno vissuta, chi ne ha fatto uno strumento insostituibile per tentare di trasformare il mondo, affermazione e pratica di una possibilità diversa per l'esistenza, dimostrazione concreta di un'altra modalità di vivere. L'anarchia di Ed Sanders, la poesia quotidiana di John Giorno, il lirismo struggente di Gregory Corso, la parola rituale di Anne Waldman, il beat europeo Cool di Marian Costa. Fare poesia da una parte, fare della poesia un vero e proprio fare dall'altra parte. Il significato profondo di tutto questo viaggia sul livello del senso, qualcosa che va oltre l'enunciato stesso delle parole. Per noi, dunque, è necessario ridare voce, luoghi, senso alla poesia e alla letteratura. Non per vanagloria delle lettere, non per le arti, non per praticarla nel mondo edulcorato della parola. Solo quando l'arte si coniuga con la vita e riflette un modo di esistere, di pensare, di essere, che può originare nuove forme espressive, che può sperimentare. È solo in questo senso che ci interessa. Per ridarci il piacere, la necessità, la casualità, il dovere e la profonda serietà della poesia, con un sorriso sulle labbra però, che faccia uscire tranquillamente quel groviglio di emozioni che rischia sempre di restare impigliato al cancello dei denti. Così abbiamo ricomposto il cielo, il nostro cielo, passando attraverso gli anni che compongono la storia di questo secolo, una storia parziale, è vero, che esclude molto e molti, che traccia un percorso fatto di molti percorsi, ma inevitabilmente ne esclude altrettanti. Cos'è allora la City Lights? Non è un supermercato del libro. A City Lights Italia ci sono solo ed esclusivamente alcuni e certi libri, autori del simbolismo, dadaismo, surrealismo, panico, vita afroamericana, le contaminazioni con la musica, il punk e le nuove emergenze, una scelta che permea le iniziative che si realizzano di volta in volta in libreria, readings, musica, video, performance, incontri scelti con discipline, con cura, per non confonderci e soprattutto per non confondere. Un aspetto fondamentale è che le avanguardie storiche avevano caricato l'arte e la poesia della responsabilità prima della ricerca del senso e della vita e dell'arte. E dunque li consideravano veri e propri strumenti di conoscenza, a partire addirittura da Rimbaud con il suo poeta che deve farsi veggente. Il movimento panico di Arrabal, con i suoi paradisi poetici visionari, Jodorowsky con la sua poesia e Topor, è l'affermazione costante di un senso altro, di una differenza essenziale insita nella realtà ordinata in cui siamo costretti a vivere. E si propone nel suo contraltare verso un mondo diverso, nella diversità della formula sociale e della socialità stessa. Il beat, a sua volta, nella sua essenza profonda,
ha parlato e praticato un senso diverso, assolutamente antagonista rispetto al mondo in cui era inserito.